La domanda diventa conformismo, voglio dire, il conformismo di cui vive la società è qualcosa di cui la società ha bisogno per andare avanti, ne ha bisogno fino a un certo punto, oppure paradossalmente si finisce per andare contro di noi, se pensiamo all'ambiente, ma è la prima cosa che mi viene in mente, voglio dire, il fatto di fare tutti la stessa cosa poi ci si ritorce contro in qualche modo, non lo so. Cioè, non so se il fatto che una cosa ci venga naturale è per forza un buon segno, magari dopo un po' che ci fanno fare una cosa ci sembra naturale. Una cosa abitudine. Esatto, il tema è l'abitudine ovviamente, però cosa vuol dire che ci abituiamo a fare una cosa? Ma perché lo facciamo? Ma sai, perché allora uno può dire anche... cioè alla fine per i desideri che ci dobbiamo togliere, cioè accettiamo anche di lavorare 40 anni. Nulla ha fatto più conformismo come... il capitalismo nell'ultimo secolo. Diciamo il potere è molto più subdolo e sottile che quello il mercato soddisfa i tuoi bisogni. E quindi su quella trama lì, che è vero, però che è vera. Sì, è vera. Ma no, ma è tutto superfluo. Desideri più dei bisogni. Io sono contento che ci sia tutto una tecnologia che sa leggere i miei bisogni, sa esplicitare i miei desideri, perché spesso da solo non ce la faccio, quindi mi asservo certo. Volentieri. Ma il prezzo che paghi è la cosa importante. Vabbè, sono stato un po' provocatorio. Cioè, l'obbedire di per sé, cioè un atteggiamento che può essere sia insomma inconscio che inconscio, cioè obbedire per dire alle leggi del capitalismo, non è che ti arriva qualcuno con una pistola in testa puntata e certo. Dice compra, cioè c'è tutto un sistema di studio della personalità umana, anche dei suoi bisogni, poi una parte importante lo fa il marketing, cioè obbedisce delle leggi di mercato non scritte ma raccordando insomma determinate dinamiche, come può essere quella insomma consumistica annessa al capitalismo, ma come possono essere magari determinati atteggiamenti stereotipati sui social network. Cioè tecnicamente se qualcuno ti obbliga con una pistola alla testa non è obbedienza, esatto, cioè è forza, è costrizione, però effettivamente il punto dell'obbedienza è proprio che lo fai perché aderisci tecnica alla volontà dell'altro, cioè uno ti dice di fare qualcosa e tu accetti di fare quella cosa lì, se non hai nessun'altra scelta tecnicamente non stai obbedendo. Cioè prima il conformismo era dettato più da una politica insomma anche pubblicitaria, mettiamolo così, di massa. Adesso non è proprio così, cioè l'algoritmo ti profila, cioè sei governato ad un livello più più sottile di quello che riusciva a fare la pubblicità. Adesso c'è l'algoritmo di Facebook e di Instagram, sa esattamente che tipo di prodotto ti piace, quindi non è proprio un conformismo, c'è un governo proprio. Si obbedisce a un'intelligenza superiore che diciamo ha già ragionato sulla base di quelli che potrebbero essere i tuoi gusti, di quelli che potrebbero essere le tue preferenze, tutti sui social, no? Secondo me la fase vincente è proprio quella che ti fanno credere che scegli tu, dai un gusto tu, invece sono loro che esatto. Probabilmente invece dietro hanno un loro storico che decidono per te. Siamo sicuri che non sia il contrario, cioè che sia proprio il fatto che scelgono loro che ci piace, cioè che io non devo scegliermi il libro a comprare, la maglia, eccetera, eccetera, ma loro sanno proprio quello che è fatto apposta per me. Noi forniamo dei dati che hanno un valore di mercato non indifferente, cioè quindi siamo noi stessi ad alimentare, come se ci facessero un sondaggio ogni volta che andiamo su Tizi, apre il pop-up, una volta c'era questa roba qua, che cosa diresti di determinati prodotti, perché insomma non avevano sviluppato la tecnologia del tracking, non c'erano le agenzie sovra strutturali che riuscivano ad interpolare i dati, no? Poi ci sono comunque i prodotti anche a livello di sistema operativo, a livello di applicazioni, cioè sono dappertutto. Il nostro valore di mercato, il nostro tempo, la nostra attenzione, dal punto di vista delle piattaforme. Cioè noi obbediamo a un meccanismo del genere perché ci gratifica insomma anche il passare del tempo con determinati strumenti. Sembra che stiamo dicendo tutti la stessa cosa. In realtà sono emerse tre visioni diverse, completamente diverse dell'obbedienza, a parte quella iniziale che veniamo educati da piccoli. E poi sono emerse altre tre risposte. Una è
perché in fondo ci guadagniamo, risponde ai nostri desideri, che è la questione del capitalismo. La seconda è perché non ce ne rendiamo conto, ed è quella dei social network. La terza è, come dire, non obbediamo perché speriamo di ricavarne qualcosa in cambio, perché il semplice fatto di non decidere è meglio, cioè io mi affido a un algoritmo, oppure prendo il menu fisso al ristorante, oppure appunto faccio decidere a Google dove questa è da fare, perché così decide lui, cioè indipendentemente dal mio collettivo. Esattamente, in fondo è in un certo senso una cosa che facciamo continuamente, cioè noi seguiamo delle regole che ci sono, così non dobbiamo pensarci. Il problema è che con un sacco di algoritmi noi non abbiamo un modo per chiedere poi all'algoritmo di giustificare perché ha fatto quella scelta. Ovviamente l'algoritmo non sa dirmi perché l'ha fatta, e in realtà l'algoritmo è qualcosa che si aggiorna da solo, impara da solo, sviluppa da solo una serie di soluzioni, e quindi, come dire, è un totale atto di fiducia pensare che lui mi ha detto di prendere quella strada lì perché sapeva perché. E fino a che il problema è che perdo 5 minuti di macchina, chi se ne frega. Però ci sono una serie di altre strutture, ad esempio i tribunali americani, statunitensi, alcuni tribunali statunitensi usano gli algoritmi per prevedere e qua torniamo in qualche modo al tema di prima, per prevedere quanto un condannato è pericoloso e decidere, grazie volentieri, quanto tempo deve stare in carcere sulla base del calcolo algoritmico. Il problema è che di nuovo hanno buttato dentro le fedine penali e i casi storici di centinaia di migliaia di persone, da lì esce l'outcome e l'outcome viene accettato, salvo che poi a un certo punto si sono resi conto, per esempio, che gli algoritmi tendevano a dare pene molto più lunghe alle persone di colore. Perché? Perché storicamente alle persone di colore negli Stati Uniti si davano molti più anni di condanna, e quindi ovviamente l'algoritmo riproduceva. Però risponde anche un po' al sogno di avere un'entità che può decidere per noi senza che noi dobbiamo decidere, cosa che però va sempre ricordata, è pericolosetta, perché se noi dobbiamo decidere per noi c'è un buon motivo. Un'altra cosa che mi era venuta in mente era sul fatto che c'è l'autorità, l'autorevole. Secondo me l'obbedienza anche lì può inerpicarsi in determinate cose. Sono d'accordo sulla distinzione tra autorità e autorevolezza. E cos'è, tra la leadership autoritaria e la leadership carismatica sono sicuramente due chiavi di lettura dell'obbedienza. Sì, ma in generale questo è un tema che si pone a tutti i livelli delle organizzazioni, in ogni entità, in ogni gruppo, in ogni squadra, dal calcio all'azienda. L'esercizio dell'autorevolezza, sì, della leadership, in qualche modo. Perché la leadership carismatica può anche nutrirsi di autoritarismo, non è esclusivamente frutto dell'autorevolezza. Ma mi veniva in mente un'altra cosa, cioè il tema della coesione sociale. Che cos'è la coesione sociale, di cui ne parlano in particolare i dominanti, che si pongono il tema di come far funzionare la coesione sociale affinché la coesione non sia rotta e spezzata da comportamenti di rivolta, di conflitto, che contraddicono la coesione. Dove la coesione è un'ipostasi, come dire, conservativa. La coesione sociale funziona, fra le altre cose, grazie a importanti iniezioni di conformismo, pur in condizioni come quelle che abbiamo vissuto rimanendo all'Occidente dal 2008 in poi. È stato un disastro innescato da dinamiche proprio del finanzcapitalismo che hanno... Però ha funzionato ancora la coesione sociale in maniera coartata, ma ha funzionato. E beh, quindi si ritorna a questa sorta di modelli di comportamento non innati certamente, ma frutto dell'educazione e della capacità da parte dei meccanismi di sistema di far valere la loro forza di dominio. Questo controllo sociale, questa omologazione delle masse è necessario alla sopravvivenza stessa del sistema. Una battuta che feci qualche giorno fa con Renato era: la disobbedienza deve essere organizzata, perché se la fa il singolo finisce sotto TSO. Avevo letto qualche giorno fa qualche pagina da
un libro di Franco Basaglia, che la maggioranza degli anni. Solo in questo libro lui adesso riconduce tutta la sua battaglia che ha fatto sui manicomi, però prima ci finiva gente che insomma semplicemente non si accordava con i canoni della società dell'epoca e basta. Mi viene in mente una cosa, però ci sono generazioni diverse sia attorno al tavolo che appunto in Irpinia. No, mi viene da pensare una cosa, la fatica che si fa attorno a questa tavola, rispetto a, insomma, la storia mia di Renato, a dare parola, a proposito del tema della obbedienza e della disobbedienza, del conflitto. Stai pensando al 68? Ma 68 non è una parola che non mi è così simpaticissima, no, ma però è la stessa. Troppo evocata, sproposito, retoricamente. Ma comunque attorno a quell'anno lì, un po' prima e un po' dopo, successero tante cose che misero in luce una straordinaria capacità di disobbedire, ma per usare un verbo assai morbido, no? Sono più che di disobbedire, sì, ma soprattutto di disobbedire in forma collettiva all'interno di relazioni sociali che all'epoca si avevano un nome, che erano le relazioni tra classi contrapposte, tra quella dominante e quella maggiore, tra le classi sottomesse. Allora, tutto ciò può sembrare questa evocazione così, no, un po' retorica, no, però è un po' così. Quello che va detto è che per fascia generazionale la nostra generazione, non è né un vanto né una cosa, ha avuto una reazione collettiva a un conformismo che nel secondo dopoguerra era stato abbastanza pesantuccio, perché non come atto individuale, eccetera, assolutamente, come atto sociale, collettivo, sociologico direi quasi, perché investiva proprio nelle fasce generazionali. Ma il guaio è che poi l'anticonformismo va bene, ma costruire o essere capaci di costruire un'alternativa sociale, reale, è un altro discorso. L'assenza di un'alternativa sistemica ci proietta in una situazione in cui io non riesco a dare francamente una valutazione. Cioè, quello che dicevi su venivamo da un periodo di costrizione forte permette forse di mettere almeno un pochino in prospettiva la questione della differenza tra, di cui parlavamo prima, tra autoritario e autorevole. Cioè noi abbiamo l'idea che l'autoritario è quello cattivo che ti dà gli ordini, l'autorevole è quello che tu segui, che in parte è vero ovviamente. Viene il dubbio però che a uno autoritario che ti dà un ordine tu puoi dire no. È duro, è faticoso, è problematico, magari le prendi, cioè, però tecnicamente, come dire, hai di fronte la consapevolezza che stai obbedendo. Quando l'ordine è indiretto, quando l'ordine ti arriva sempre per altre vie, è umanamente molto più complicato, perché non hai nemmeno la chiarezza del fatto che stai obbedendo. In tutto questo discorso, la scena madre iniziale, il solito filosofo che guarda le cose, che pensa, è dentro un testo di metà 500 di un autore francese che si chiama Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, che è il primo che studia l'abitudine e tutte queste cose qua. E a un certo punto fa un gioco di pensiero. Questo gioco di pensiero è immaginare, lui lo racconta come se fosse vero, ma in parte tra l'altro c'è anche dei fondamenti storici, ma comunque, immaginare che tre indigeni, cioè tre brasiliani delle Americhe appena scoperte, fossero stati catapultati in Francia e gli chiedessero ti è piaciuto e cosa hai trovato strano. E loro dicono la cosa che ci è sembrata strana e che non riusciamo a capire è che metà della popolazione è ricchissima, metà della popolazione non ha da mangiare perché gli altri vivono sulle sue spalle, e la popolazione che non ha da mangiare non va e non prende per la gola le persone ricche. Questa è la cosa che non riusciamo a capire. Lui la mette in bocca degli indigeni, così loro possono dirlo. Però, per dire, esistono tra le varie interpretazioni, una che mi piace, ma la dà un gruppo di sociologi americani che fanno quella che si chiama la teoria della giustificazione del sistema. E loro dicono banalmente, a livello cognitivo, a livello emozionale, è più faticoso pensare di essere vittima di ingiustizie che pensare che in fondo il sistema è giusto e ha ragione a penalizzarci. Cioè, è, come dire, è la tendenza a tifare per la squadra che vince
anche se poi questo ci svantaggia, cioè è talmente faticoso in termini di rabbia, di dolore, se noi ci sentiamo impotenti, se noi crediamo di non avere un'alternativa di lotta, di militanza, di azione, eccetera, eccetera, se ci sentiamo che non possiamo cambiare niente, loro dicono, questi studiosi, e le fanno interviste, eccetera, a quel punto paradossalmente è meno faticoso pensare che il sistema è giusto e ha ragione a premiare i ricchi e a svantaggiare noi. Sì, alla fine è solo per non faticare che facciamo. Cioè, non faticare quando faccio scegliere Google. Qua è più per non faticare in senso lato, cioè per non prendermi il carico di sì, rabbia, dolore, impotenza che mi dà. Scelgo di non vivere. Scelgo di vivere in parametri in cui io sono, per dire, io sono nero e effettivamente i bianchi sono meglio.